Ciao a tutti e bentornati sul canale. Ieri finalmente Blizzard ha annunciato la nuova espansione di Hearthstone, prevista per gli inizi di agosto. E il nome della nuova espansione sarà Viaggi ad Angoro. Ma che cazzo dici? È un Come? Icarocavento. Ah, non hai Viaggi ad Angoro? Coglione. Ah, ok. La nuova espansione di Hearthstone sarà Uniti a Roccavento. Uniti a Roccavento che sarà disponibile, come abbiamo detto, all'inizio di agosto, il 3 di agosto. E introdurrà un sacco di cose nuove che non abbiamo mai visto. Spoiler, non è vero. Ma andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio che cosa hanno detto, che cosa hanno annunciato. Allora, innanzitutto la nuova abilità delle carte, tradable, ossia scambio in italiano, noi possiamo pescare la carta, possono essere giocate normalmente come tutte le altre carte, oppure possono essere scambiate con una carta nel mazzo al prezzo diciamo di un mana, quindi costeranno uno in più. Cioè, noi possiamo pescare la carta, se vediamo che al momento magari nel game l'utilizzo di quella carta non è necessario, magari ha un costo di mana troppo elevato che non possiamo giocare, oppure non va bene appunto per la fase di gioco attuale, possiamo decidere di rimetterla nel mazzo e pescare una carta che costerà un mana in più. Cioè, costerà un mana in più, paghiamo un mana per pescare un'altra carta. Non male, non male come meccanica, niente di trascendentale. Vediamo appunto le carte che usciranno, se ci saranno magari delle belle carte. Hanno annunciato anche di nuovo le missioni. Le missioni. Perché? Perché fare una cosa che era già stata fatta nel 2017? Siamo nel 2021, cazzo. Comunque, missioni leggermente diverse da quelle che avevamo visto dall'espansione di Angoro, perché saranno missioni per gradi, quindi ci saranno tre gradi delle missioni, ogni grado di sviluppo della missione avrà una difficoltà sempre maggiore e arrivato all'ultimo grado ci permetterà di sbloccare un servitore 7 mana 5-7 se non vado errato, con un battle cry che durerà per tutta la partita. Ad esempio quello del priest ci permetterà di tutte le volte che nel nostro turno ci infliggiamo danni, quei danni invece che essere inflitti a noi saranno inflitti all'avversario, mentre per il mage il minion ci permetterà di avere un più 3 danni magici permanenti. Quindi non sono male, non sono male i minion finali, ma il fatto di nuovo la meccanica della missione forse è un po' ripetitivo, ecco. Poi cosa hanno fatto? Nuove armi, va bene nuove armi perché non se ne vedevano nuove da un po', soprattutto magari nel Warlock, o comunque nel Mage, in quelle classi dove appunto l'arma non è mai vista come appunto magari nel Paladino o nel Warrior come un'arma che fa danno, ma armi che sembrano molto più passive, appunto non fanno danni ma hanno un effetto come ad esempio quello dello stregone. Dopo che abbiamo pescato 4 carte, riduce il costo delle carte della nostra mano di 1 e perde 1 di durabilità. 3 mana 0-2, potrebbe non essere male, ma non la vedo così importante per il momento. Magari appunto introdurranno delle carte buone che vanno in sinergia con lei, anche se comunque ridurre il costo delle carte non è male, soprattutto per diciamo il nuovo deck del Warlock che ho visto giocare negli ultimi periodi, dove ti pesca un sacco di carte, va in sinergia con la leggendaria di Forgiatine delle Salvane che ti evoca il portale 3-2 quando non hai più carte nel mazzo. Potrebbe anche non essere male, volendo, potrebbe non essere male. Quella del pala, dopo che un minion ha perso scudo divino, dai più uno ai minion nella tua mano. Può non essere male, ha un mana comunque, uno 0-3, perde poi una durabilità. Giocata subito, soprattutto magari in un mazzo aggro dove ci sono tanti scudi divini, può non essere male. E poi rivediamo le cavalcature.
cosa che avevano già introdotto con Angoro, la magia del pala, dove appunto queste magie bufferanno un nostro minion con 4 più 4 più 7 o più 2 più 2 immune. E poi, una volta che il minion sarà morto, evocheranno un minion con le statistiche. Ad esempio, qui evocheranno un Elec 4-7 con provocazione, e qui, evocheranno un Ram, che immagino sia questa bestia, 2-2, con immune quando attacca. Immagino che siano così. Poi, ovviamente, aggiornamento della fase 2 del programma. Hanno annunciato, diciamo, cosa che avevano già detto precedentemente qualche giorno fa. Comunque, i mercenari usciranno praticamente alla fine della fase 2. Quindi, molto probabilmente, loro hanno detto che li vedremo in autunno. Speriamo sia così, speriamo non li rimandino ancora ulteriormente. Per quanto riguarda le altre fasi, niente di trascendentale, perché ci saranno sempre i vari mini set, i vari update, balance update e le varie avventure. Niente di trascendentale, abbiamo poi ovviamente i vari preacquisti, c'è cioè il bundle da 80 con le varie leggendarie e skin, il bundle da 60 e con oggi hanno già introdotto, se fate l'update di Battle.net, fate l'update di Hearthstone, vi ritroverete già Flying Master Dungar. Hanno poi annunciato anche Festival del Fuoco, come già avevano fatto l'anno scorso, il 20. Allora, missioni leggendarie, ci saranno delle missioni leggendarie per il Festival del Fuoco in arrivo il 27 di luglio. Ok, va bene perché ci regalano i soliti 6 pacchetti e la skin di Malfurion. Niente di diverso da quanto abbiamo già visto l'anno scorso. Ci saranno nuove skin per gli eroi, fiammeggianti come potete vedere, e nuove skin anche per quanto riguarda battaglia. Introdurranno Ragnaros come locandiere, quindi potremo scegliere se utilizzare Bob oppure Ragnaros come locandiere, e avremo nuove skin anche dei nostri eroi, sempre per quanto riguarda battaglia. Quindi hanno bisogno di soldi e vi faranno pagare per avere ovviamente queste bellissime skin. Oltre alle skin, ovviamente in battaglia introdurranno anche nuove carte e nuove rotazioni dei servitori. Infatti cambieranno oltre 30 servitori esistenti con nuovi servitori ideati per quello che immaginano sia il futuro di Battleground. Ossia, diciamo, ogni tribe avrà uno stile di gioco diverso. Un po' forse come quello che abbiamo visto con Verrospino. Hanno introdotto la meccanica delle gemme del sangue con cui riusciamo a buffare ovviamente sia il Verrospino ma anche gli altri minion. Quindi il concetto, che spero non venga snaturato, di Battlegrounds è quello di riuscire comunque a trovare sinergie anche se non abbiamo soltanto una tribe in campo. Le gemme del sangue infatti possiamo utilizzare sia sul Verrospino che sulle altre. Spero che giocando magari soltanto pirati, giocando carte pirati, non vadano in sinergia soltanto con altre carte pirati. Giocando solo elementali, non vadano in sinergia solo con altre carte elementali. Quindi spero che gli stili di gioco dei vari tipi non vadano a inficiare quella che magari è la build managery, ecco, o magari anche l'early game del gioco. Ovviamente qua vediamo già due carte nuove che introdurranno, due pirati. Allora, pirata 4-4, costo locanda 3. Alla fine del turno, se controlli un altro pirata, mette una moneta d'oro nella tua mano. Non male, mi ricorda un po' tanto la locanda 3-3 con Death Rattle, che quando muore ovviamente ci mette una moneta in mano.
Molto simile, lui lo fa alla fine del turno, l'altra la fa quando muore, può darsi che non muoia, lui può darsi che non hai un pirata, ovviamente se non hai un pirata se non, è difficile che prendi una carta del genere, può non essere male, può non essere male. Locanda 3-4-4 abbastanza solido tra l'altro. E poi Locanda 6, 7-6, di nuovo pirata, ogni 2 turni mette nella tua mano un servitore dorato casuale. Allora, non è male, anzi, è molto buona, è molto buona. Ovviamente il servitore dorato non è detto che sia di Locanda 6, può essere anche benissimo di Locanda 1, ok? Poi, per giocare il servitore dorato, dobbiamo avere spazio nella board. Quindi già dovremmo togliere un pezzo per giocare e discoverare, ovviamente se siamo poi a Locanda 6, discoverare il nostro pezzo a 6. Non è male, ovviamente nella sua versione oro lo fa all'inizio di ogni turno, non ogni due. Un'ottima carta che secondo me può trovare spazio, soprattutto nella build pirata, in cui comunque qualche buff i pirati se lo prendono sempre. In automatico durante appunto il fight, non male, mi piace abbastanza. Ovviamente Locanda 6 perché sennò sarebbe stata troppo sgrava. Andiamo a vedere però le note della patch 20.8. Ok, come vi ho già detto, già i bundle di acquisto. Come abbiamo introdotto prima, abbiamo il maestro di volo Dungar con le 3 fasi dormienti. Possiamo scegliere appunto che dorma un turno e risveglierà un avventuriero 2-2 con un bonus casuale, quindi uno di quelli tra veleno, scudo divino, taunt, eccetera. Oppure può dormire 3 turni e ci ristabilisce 10 salute, o può dormirne 12 e fare 12 danni splittati tra i nemici, quindi anche in faccia all'avversario. Non è male, non è malissimo perché comunque a turno 3 un 3-3 ci può stare. Ovviamente l'effetto dovrà essere calcolato in base all'oppo, quello che stiamo affrontando. Sicuramente divertente. Meccanica dormiente sempre, ma nuova, l'hanno diciamo upgradata, hanno trovato un qualcosa da fare in più alla meccanica dormiente, e questo mi piace che comunque prendano un qualcosa che hanno fatto, hanno creato, hanno realizzato e vadano a migliorarlo, ok? Quindi Dungar, anche soltanto per aver pensato alla meccanica, mi piace. Torniamo agli aggiornamenti della battaglia col nuovo eroe, hanno introdotto Cutrus, Cutrus che mi sembra un buon eroe. Allora ha un potere eroe che si sviluppa diciamo nel tempo a seconda di ovviamente di quello che facciamo. La prima fase ovviamente è un potere eroe passivo. La prima fase è dopo che abbiamo comprato 3 servitori in un turno, fornisce loro +2/+2 e poi cambia il potere eroe. Diventa compra 4 servitori in un turno per fornire +2/+2 ai servitori nella tua mano e sul tuo lato del campo, e poi progrediamo ancora. L'ultimo, compriamo 5 servitori e forniamo +2/+2 a loro in questa partita, ai nostri servitori in questa partita. Allora, non è malissimo, non è malissimo, non è tier 1, potrebbe essere tier 2, perché 3 servitori, bene o male, riusciamo a prenderli abbastanza in fretta in un turno, ok? 4 servitori, dobbiamo già arrivare al turno 7, no, forse anche al turno 5, riusciamo 5-6, riusciamo ad avere a comprare 4 servitori. L'ultimo, chiudere il portale, 5 servitori, ovviamente prima del turno 7-8 è sicuramente difficile, se non impossibile, farlo. Magari con i pirati che ci mettono in mano le monete potrebbe essere un pochino più semplice.
Comunque, non da buttare. Non da buttare anche per quello che vedremo dopo. Passiamo però a un altro servitore. Servitore Locanda 6 4-4. Praticamente ci refresh Battlecry, ci refresha la board con i minion del tipo che abbiamo nel nostro lato del campo. Quindi, se abbiamo una build fatta di pirati, ci refresha soltanto pirati. Non è male, non è male, c'era già, non mi sembra forse un premio di una cupa se non ricordo male o qualcosa del genere che ci refresciava la board con la tipologia dei minion di cui avevamo nel nostro lato del campo. Ovviamente la sua versione dorata non aggiunge nulla al suo potere. Può essere un buon pick se non troviamo pezzi, ecco. Tornano poi degli eroi in battaglia, torna Galakrond che era sgravissimo, prima era sostituisce un servitore nella locanda di Bob con uno di locanda più alto, ok? Quindi noi continuavamo a frizzare e riuscivamo a discoverare un servitore, a trovare un servitore al 6, continuando a frizzare la locanda, adesso a costo 0 tra l'altro, adesso costa 1 e selezioniamo un servitore nella locanda di Bob e rinveniamo. Quindi lo prendiamo poi in mano un servitore di livello locanda più alto con cui sostituirlo, ok? Quindi hanno aumentato il potere eroe, hanno messo la possibilità di rinvenire, quindi di scegliere il servitore. Ovviamente qui si parla di sostituirlo, quindi immagino che non lo prendiamo in mano, ma lo lasciamo sempre in locanda di Bob. Quindi piccarlo costa poi ovviamente, è come se prenderlo costasse 4. Diciamo che rimane sempre abbastanza sgravo, secondo me. Sì, costa 1, ma non è male. Il fatto che rinveniamo può anche portarci a sceglierlo e quindi a prenderlo anche prima, magari non prendiamo un servitore a locanda 6, magari anche un locanda 4 o 5 può venire bene se è quello giusto, se troviamo magari un Bran, ecco. Poi ritorna Gallywix, prima era costa 1 mette una moneta d'oro nella tua mano, adesso è diventato passivo e dopo che abbiamo venduto un servitore ottiene un oro aggiuntivo il turno successivo. Possiamo superare i 10 oro, ok? Quindi quello che voglio capire però è se abbiamo venduto due servitori, ovviamente immagino che otterremo due monete d'oro il turno successivo e così via. Può non essere male, può non essere male, ovviamente è da provare. Sicuramente non sarà tier 1, può essere che diventi un tier 2. Maiev l'hanno nerfato perché prima era rende dormiente il servitore per 2 turni e lo prendi con più un attacco, adesso è per 3 turni. 3 turni sono davvero tanti e lo ottiene con più uno più uno. Quindi già prima comunque Maiev sì, un po' si giocava, ma adesso col fatto che lo prendiamo dopo 3 turni e prende soltanto più uno più uno. L'hanno nerfata secondo me un sacco. Secondo me potevano almeno farlo ottenere con più 2 più 2. Vedremo, vedremo. Van Cleef rimane eroe che non prende mai nessuno. Ogni volta ora diventa invece che più 1 più 1 diventa più 2 più 1 per ogni servitore che hai comprato in questo turno. Secondo me continuerà a non trovare spazio nel meta attuale. Bran l'hanno completamente stravolto. Prima era ricarica, costo 1, ricarica la locanda con servitori con grido di battaglia. Ora, dopo che abbiamo comprato 5 servitori con grido di battaglia, ci mette Bran Barba Bronzea nella nostra mano. Non è male, non è male. Vedremo come si mette, come girerà nel meta. E poi hanno buffato un po' Illidan perché anche lui come Van Cleef
era uno dei meno presi secondo me. Prima inizio combattimento, il servitore più a destra e più a sinistra attaccano immediatamente. Adesso è sempre così, ma prendono anche più 2 di attacco. Ci può stare, ma niente di sconvolgente. Hanno buffato un po' anche quello che è Sindragosa. Sindragosa che non era malissimo, non era, non faceva cagare come Illidan o come Van Cleef. L'hanno buffato un po' adesso. Prima era tutti i servitori congelati ottengono più 2 più 1. Adesso possiamo, ovviamente, tutti i servitori congelati ottengono più 2 più 1, rimane, e in più, a costo 0, ovviamente, possiamo congelare un servitore nella locanda di Bob. Quindi è diventato, secondo me, molto sgravo perché. Se trovi, non abbiamo più coin, giriamo la locanda e troviamo un servitore che magari ci è fondamentale per la nostra build, possiamo frizzare solo quel servitore e quel servitore poi prende più 2 più 1 e gli altri servitori nella locanda ovviamente si refreshano. Quindi non è da sottovalutare, non è da sottovalutare assolutamente Sindragosa. Gaff, allora prima ovviamente era più 2 più 1 per ogni servitore di livello locanda, l'hanno nerfato, adesso è solo più 1 più 1. Magari in early potrebbe essere un po' meno sgravo, ma continua a non essere male. Comunque se riusciamo a fare una build managery è un più 7 ogni turno. Abbiamo poi Faucisaure che prima secondo me ha trovato poco spazio. Prima era più un attacco per ogni servitore che compri in questo turno e si potenzia, adesso è più 2 per ogni servitore che compriamo. La cosa che è da capire è se poi è più 2 anche la volta dopo, quindi diventa dai più 4, poi dai più 6, più 8, oppure aumenta di 1. Immagino che aumenti di 2, se no sarebbe stato inutile. Può essere un buon potenziamento. Può essere un buon potenziamento. Poi hanno buffato Nzot. Prima il pesce era un 1-1, adesso il pesce diventa 2-2. E allo stesso modo hanno buffato anche Curatore. Prima l'amalgama era un 1-2, adesso diventa un 2-2. Ovviamente i Nurgle sono molto più forti. Vedremo come verranno giocati. Hanno buffato anche Remucla. Prima la banana gigante, la possibilità di trovarla era del 33%, adesso è diventata del 50%. E non è male perché una banana su due può essere gigante. Poi abbiamo un sacco di buff ai vari servitori. Deviabot, prima era più un attacco, adesso è più due attacco. Per ogni servitore che Mech evocato. Gaara è diventato sgravissimo, adesso è un 8-8, cazzo. Sicuramente sarà molto molto più giocato. Anomalia è da 1-3 passata a 1-4, buono, può affrontare meglio, può essere piccato un pochino di più in early perché ha un body un pochino più consistente. Mega Infernale da 4-4 a 6-6, molto buono, molto buono. Anche alla Furion da 2-4 a 4-6, si fa un po' meno fatica a piccarlo, ovviamente al turno 5, perché ha un body un pochino migliore e ovviamente già avendo soltanto due draghi in campo diventa un 6-8. E se riusciamo a piccarlo già al turno 6-7, ovviamente non è male. Capobranco da 3-3 a 3-4, un piccolo buff di salute, anche a Mamma Orsa da 4-4 a 5-5, e prima era un più 4 più 4 alle bestie, adesso è diventato un più 5 più 5, quindi non male, non si era più vista tanto Mamma Orsa nel meta, magari può trovare di nuovo un po' spazio, vedremo. Lanciatore di anime, Juggler, che io già odiavo perché non lo so, non si riesce mai a counterare in nessun modo. Da 3-3 è passato a 3-5. Probabilmente potevano. Va bene incrementare un po' il body, però potevano togliere magari un po' il danno che faceva da 3 a 2.
Poteva essere, vedremo com'è. Sicuramente il buff a Juggler e il buff all'Infernale aiuteranno un sacco la build Demone, sicuramente. E ovviamente hanno buffato anche Nazrim da 2-3 a 2-4, sempre più 2-2. Quindi anche lui è un body un pochino più consistente. Vedremo come andrà. E tra l'altro in Battlegrounds introdurranno di nuovo i premi di Luna Koopa che avevamo visto. Solo però per il 25% delle partite. Ovviamente il 25% è un dato statistico perché magari per 5 partite non la trovi e poi la trovi alla sesta, come può darsi che le trovi per 2 partite di seguito. Quindi non male, hanno spostato varie carte, hanno buffato e nerfato alcune di loro che ci spiegano qua sotto. Prima avevamo lo standard, era più uno a tutti i minion, adesso è soltanto a tre minion. Poi abbiamo il boccale, prima era più uno ai servitori nella locanda, più uno salute ai servitori nella locanda per il resto della partita, adesso è più due. Sempre non fortissima, ma ovviamente se non ci viene di meglio possiamo anche piccarla. Grande affare, un grande buff secondo me, perché già prima non era malissimo, ok? Perché ci riduceva il costo della locanda di Bob di 2, adesso è diventato di 3, quindi riusciamo a scalare davvero, davvero in fretta. E poi hanno spostato Topo in gabbia, l'hanno spostato al 2, cosa hanno detto? Spostato, dal terzo turno dei premi al secondo, ok. Cosa faceva? Raddoppiava l'attacco di un minion. E poi vabbè, vari aggiornamenti alle carte anche nei duelli che non sto qui, sono lunghissime, se volete potete andarvele a vedere, anche perché i duelli non li sto più giocando. Come abbiamo detto, mannaggia la puttana. Come abbiamo detto, il Festival del Fuoco ritornerà con nuove skin, delle carte, ci saranno anche nuove monete in arrivo, ci sarà il libro dei mercenari di Cutrus il 13 luglio, il libro degli eroi di quel bastardo di Gul'dan il 20, ci sono vari bug, vari fix al gioco, vari miglioramenti. Ok, questa è tutta l'espansione. Perché ho detto all'inizio che mi somigliava Angoro? Perché Angoro aveva introdotto quelle che erano le missioni. Cosa hanno fatto adesso? Hanno reintrodotto le missioni, che non c'erano più nel meta, ovviamente. Le hanno diversificate un po', hanno messo questi gradi delle missioni, ma il concetto non è cambiato. È sempre una metodologia che avevamo già visto e che non porta niente di nuovo in Hearthstone. Cioè la meccanica missione l'avevamo già vista. Va bene, abbiamo introdotto la nuova keyword scambio, ma introducimi qualcosa di nuovo, non di nuovo le missioni. O per carità, mettimi di nuovo le missioni, mi sta bene, ma aggiungimi qualche altra meccanica nuova che non abbiamo ancora mai provato. È inutile che mi metti delle missioni a gradi. Ovviamente, se, adesso ne abbiamo visto due meccaniche, due missioni, quella del Mage e quella del Warlock, che sono tutte e due per mazzi control, direi, perché dobbiamo lanciare qui tre spell. Per sbloccare la prima e tre spell per la seconda, tre spell per la terza, quindi non è velocissima. E idem quella del Warlock, comunque farsi danni non è così veloce, magari nel tuo turno. Poi nel tuo turno, quindi se non vediamo anche qualche. E quindi scusate, queste missioni già precludono un mazzo aggro, secondo me, cioè non possiamo fare un mazzo aggro. Quindi, se non vediamo altre missioni, magari un pochino più veloci da essere svolte, ovviamente in tutti i mazzi aggro non ce ne saranno, riusciremo soltanto a utilizzarle in mazzi control. E poi, altra cosa che hanno, diciamo,
diciamo, ripreso è quello delle mount, delle cavalcature. Cioè, noi avevamo già la cavalcatura 2-6, sempre in angoro, che dava provocazione al nostro servitore più 2 più 6 e poi rievocava lo stegodonte più 2 più 6 con provocazione. Quindi anche questa tipologia di carte non è nuova, l'abbiamo già vista. Quindi spero vivamente che queste carte non siano un flop, ma dal punto di vista dell'innovazione, secondo me, non è cambiato nulla. Quindi sostanzialmente mi ha forse un po' deluso a me questa espansione, questa reveal dell'espansione che hanno fatto. Fatemi sapere magari la vostra nei commenti e noi ci vediamo a un prossimo video.